Con il termine transdisciplinarità, chiaramente io decido di dare già un taglio a questo tavolo, che è un taglio di unione, unione di tutta una serie di discipline che lui accita in questa premessa che ha fatto. Perché questo? Un po' perché, vabbè, io sono un artista e il mio background è quello di, in qualche modo, saltare e includere tutta una serie di discipline. Quindi a oggi in questo tavolo ho invitato una serie di figure che anche hanno accompagnato il mio percorso, ma anche una serie di figure che allo stesso modo includono nella loro vita in modi molto diversi una serie di discipline. L'interdisciplinarità è già in realtà, come dire, qualcosa di sufficientemente complesso da raggiungere. La transdisciplinarità è qualcosa a cui arrivi in questo senso di nuovo, no? Attraverso delle trasformazioni che devono però attraversare, come dire, in tutti gli ambiti, cioè sempre qualcosa di una costante reciprocità che va in qualche maniera, no? A influenzare e determinare il cambiamento. Allora in questo senso parliamo non solo di un'arte che ha luogo, come dire, nel suo stesso farsi, no? Perché è qualcosa, come dire, da questo punto di vista che può accomunare tantissimi ambiti, allora è un ambito dove, dire, i media sono molto ampi, appunto parliamo di prassi performative, musicali, o anche semplicemente, non so, più teorica. Si può trovare un linguaggio comune, oppure che cosa si può fare per entrare nelle istituzioni con questa idea di transdisciplinarità che è gerarchia? Perché la transdisciplinarità appunto presuppone una parità tra le diverse discipline, tra i diversi linguaggi. In 3 anni che lavoro, collaboro insieme a un museo in Olanda che si chiama Van Abbey Museum e sono stata coinvolta nel team curatoriale intorno a un progetto iniziato da Tania Brughera che si chiama Museum di Arte Utile. Innanzitutto la definizione arte utile per sé è qualcosa di molto problematico e molto controverso e non è ancora stato risolto. E, il team curatoriale consisteva non solamente di curatori, ma di artisti, di designers, di producer, e tutti quanti insieme abbiamo cercato appunto di creare un nuovo movimento e quindi nominare una nuova pratica che viene dall'attivismo, che viene dalla performance. Le pratiche con cui lavoro io, ovvero le pratiche un po' più legate all'attivismo, all'arte sociale, succedono soprattutto al di fuori delle istituzioni. Per cui come facciamo a portarle all'interno delle istituzioni? Non sono pronte perché bisogna rompere delle regole. Una cosa di cui mi rendo conto è che quello che dicevo prima della complessità fa sì che spesso, soprattutto i lavori multidisciplinari, interdisciplinari, sono anche molto complessi. E questo mi ha fatto pensare a un'altra cosa, che secondo me, allora, ovviamente l'artista non pensa per forza di essere leggibile o semplice, cioè secondo me non si può lavorare chiedendo a un artista di essere comprensibile. C'è però tutto un lavoro che invece diciamo gli operatori in questo caso fanno, quindi le istituzioni, chi ci lavora dentro, chi deve poi pensare a restituire questa cosa da un punto di vista di mediazione, che anche lì quello è un terreno secondo me ancora veramente poco sviluppato, cioè lo sento proprio come una mancanza, nel senso che è difficile anche riuscire poi a veicolarla questa complessità. Io attraverso altri linguaggi, però il filtro che uso è sempre quello, io alla fine penso sempre a un'immagine, che poi questa immagine sta difficilmente nel dispositivo nostro, o sta magari sta meglio in un festival di teatro, perché poi i festival di teatro sempre di più sono spostati nell'ambito del performativo, quindi mi trovo magari più a mio agio lì, per una serie di esigenze anche tecniche, però la cosa che io alla fine ho sempre in testa è un'immagine. Ogni volta io mi collaboro con professionalità specifiche di quel sforo in altri campi, ma non pretendo di poter usare tutti questi linguaggi con la consapevolezza, per cui mi affido e collaboro con altre persone di altre discipline, per cui stare molto attenta a questo dato. Mi chiedo, il pubblico italiano è pronto a questo? Perché forse sono gli artisti che non comunicano in modo chiaro il proprio lavoro, forse sono le istituzioni che non fanno abbastanza lavoro sul pubblico, forse è il pubblico stesso in Italia magari che è molto chiusa, ma secondo me ci dobbiamo chiedere perché ancora ora, cioè visto che io ero giovane, avevo già visto che tutto questo esisteva, abbiamo queste carenze, no? Come
fare attraversare le cose, come penetrarle tra di loro, e questo sicuramente vuole che ci siano delle persone che abbiano una grossa sensibilità, un'apertura mentale, quindi c'è, come quello che si è appena detto, la transdisciplinarità, che ci ha messo una settimana a imparare a dirla, che è una realtà che vive, esiste, però come in quanto essere umano deve imparare a presentarsi al mondo, a educare gli altri, alla propria presenza. Mi soffermerei forse di più sugli artisti, ovviamente perché sono un artista, certo, dal mio punto di vista, ma anche perché penso in generale che in questo forum, purtroppo, almeno, ci sia poco la voce degli artisti. Strutture, festival, produzioni, bandi, vendita, tutto quello che in qualche modo non vi permette di portare il lavoro in una maniera anche dignitosa, di farlo vedere come dovrebbe essere. Cioè, qual è la situazione oggi delle istituzioni? Che cosa manca? Che cosa si fa? Il museo ti chiede la performance insieme al visivo, o un contesto popolare come appunto un comune che cerca di valorizzare un mercato ti chiede delle audio guide e quindi un diverso tipo di performatività. Logicamente sta anche a chi dirige un museo, quindi adesso prendo il museo come esempio, avere l'apertura comunque di capire che ci sono dei linguaggi in Italia che in questo momento o anche da 20-30 anni girano, da saperli valorizzare. Se chi dirige questi musei o chi dirige la galleria non è tarato per questo tipo di apertura, logicamente cerchi di spostare il tuo lavoro da un'altra parte attraverso l'application per la produzione, perché comunque per quanto poi riguarda... Poi hai toccato le application per la produzione, no? In Italia. Però ho toccato un altro tasto curioso. Cos'è critico allora per te in Italia? Delle persone serie e professionali che sappiano fare il loro mestiere. Mi trovo davanti a questo, dico veramente a questo tipo di gap che ne trovo veramente 5, 10, 15 che ti sostengono, che ti valorizzano, che ti comunicano, tutti gli altri sono in nulla. Ok, ma in altre parole come lo traduci questo? Delle persone messe in contesti che non sono giusti che loro ci stiano per far comunque sia a funzionare un sistema meglio di produttività, di circuitazione, di finanziamenti, di produzione. Non capiscono il tuo lavoro, non capiscono come collocarlo, non capiscono come scambiarlo. Però di nuovo tocchi un tasto secondo me preziosissimo, che è quello della produzione, portato all'istituzione artistica, dove il concetto stesso di produzione è tuttora qualcosa che resta in una sorta di Olimpo delle buone intenzioni, perché la maggior parte delle istituzioni programmaticamente non vuole occuparsi di produzione. Dice, l'artista, come dire, deve risolversela da sola la questione della produzione, noi capisci, lo esponiamo. Questo chiaramente è un ritardo culturale. Non è che non ci sono le persone competenti, ma manca la volontà. Io ho assistito a degli scontri feroci all'interno del dipartimento curatoriale, perché c'è comunque una resistenza rispetto al cambiamento, ovviamente. Chiedo come mai, se noi artisti siamo noi interessati, cioè il mio è un interesse primario, però poi alla fine mi chiedo anche come scavalcare i confini del nostro mondo artistico, essere presenti come cittadini che usano un linguaggio che può dire anche delle cose all'interno della società civile. Il problema è che le istituzioni arrivano sempre più tardi. Quindi il problema della transdisciplinarità, noi siamo qua anche perché il problema dell'ipotesi della transdisciplinarità dovrebbe poter essere acquisita dal museo, dalle istituzioni prima, perché pone appunto delle criticità differenti, dei modi diversi di pensare i dipartimenti, la suddivisione dei dipartimenti per esempio, in che modo gli spazi possono dialogare tra loro. Il lavoro di un artista in questo momento è complesso, nel momento in cui si tratta di legittimare uno stato delle cose, che vuol dire ognuno userà i propri mezzi, ognuno con tutti i mezzi necessari. Siamo in uno stato di ricostruzione di un tessuto che ha esattamente le caratteristiche di cui stiamo parlando di per sé, e quindi probabilmente la creazione di luoghi, la relazione con festival, musei, in qualche modo il lavoro di ciascuno è purtroppo, probabilmente o per fortuna, non lo so, ognuno c'ha la propria, deve fare un investimento artistico, cioè non sto parlando di fare un altro lavoro,
In questo senso l'idea di artista si allarga anche a livello politico totale, di relazione con un territorio, nella creazione di spazi che possono occupare, che si possono occupare di questo e nello sforzarsi per trovare delle risorse per rendere tutto dignitoso, per poi in realtà come obiettivo quello di avere forza, di trovare lì che a un certo punto, quindi situazioni come queste o altre, aprire un dibattito così forte e una richiesta specifica così forte da in qualche modo mettere l'evidenza, porre l'evidenza di questo stato delle cose, che in questo momento di base, ce lo siamo detti, manca. Collocazione, sfiducia nel personale, pubblico, poca competenza delle istituzioni, società civile dove? Ritardo delle istituzioni, difficoltà nel trovare spazio di condivisione.